libera è un comune patrocinio. Quindi nulla di differente da un'unità di archiati che ogni amministrazione negli anni ha portato avanti. Noi, chi sarà dopo di noi, in qualche modo mi sento di poter anticipare che sicuramente ricorrerà a questo strumento, uno strumento che più per convenzione, per norma, per legislazione, comporta una doverosa attenzione da parte dell'ente, che in qualche modo si impegna appunto a contribuire e ad intervenire anche economicamente, ma non a sostenere unicamente e unilateralmente quello che è il progetto e quella che soprattutto è la sua sostenibilità economico-finanziaria. Ed è in questo senso che va letto l'intervento di un soggetto privato che ha dato piena disponibilità a contribuire alla realizzazione del progetto. Ma quello che riguarda in qualche modo il contributo del privato è una domanda che né in questo caso né in altri può essere posta preventivamente all'ente. Con l'atto, con la delibera che le richiama, l'ente si impegna, con un atto ufficiale e formale, a sostenere nella misura individuata, e qualora il PEF non fosse, e quindi la rendicontazione non fosse corrispondente a quella che è l'attestazione, o meglio il preventivo di spesa che è stato presentato, il comune de plano andrà verso un taglio del contributo, così come qualora vi fosse un maggior onere rispetto al piano economico finanziario presentato in una fase preventiva, in quel caso il comune non elargirà un euro in più rispetto alla somma stabilita, e come fosse un tetto massimo per il quale poi è normato ogni eventuale taglio che dovesse andare ad intervenire. E quindi evidentemente su questo punto credo che piuttosto che porre una domanda oggi sia più corretto, quantomeno onesto intellettualmente, attendere il rendiconto, altrimenti staremmo quasi ponendo un'azione di caccia alle streghe, staremmo chiedendo in qualche modo di presentare un rendiconto prima ancora della realizzazione dell'evento, e quindi sinceramente mi sfugge qual è l'obiettivo finale che ci si pone e che in qualche modo si vuole raggiungere presentando determinati interrogativi. Io credo che l'amministrazione in questo caso abbia agito nella trasparenza, nell'onestà e anche nel dovere che è proprio di un'amministrazione, che laddove in qualche modo sente di condividere una progettualità non si lasci imbrogliare da determinati meccanismi, ma piuttosto accetti la sfida, accetti di essere parte in causa, accetti in qualche modo di essere protagonista in un progetto che può essere di straordinario valore per il rilancio, la rigenerazione economica, ma soprattutto la rigenerazione culturale del territorio. Del resto, i primi appuntamenti, e magari su questo sarebbe più interessante che si confrontasse l'Aula, su quanto quegli appuntamenti siano stati partecipati, su quelli che sono i temi che sono venuti fuori, su quanto quell'iniziativa abbia dato già un primo segno tangibile della bontà dell'azione che è stata messa in campo dal soggetto proponente. E quindi evidentemente come amministrazione non abbiamo evidentemente nulla da nascondere, anzi l'interrogazione di oggi ci permette di fare ulteriori chiarezze e di poter entrare nel merito della vicenda. Mi spiace, ecco, che davanti a iniziative di questo tipo piuttosto si sfugga da un dibattito contenutistico e si preferisca stare sulla forma, una forma sulla quale certamente avremo modo di approfondire, ma soprattutto di rispondere in maniera scritta nei prossimi giorni, ma io davvero faccio difficoltà a rinquadrare quello che può essere l'aspetto deplorevole che vuole essere portato all'attenzione, peggio ancora qualcuno parlava addirittura di notizie di reato, e verificheremo quello che è stato l'operato e daremo il nostro contributo in tal senso. Nel merito, come assessore delegato, non posso che ribadire ancora una volta il pieno sostegno dell'amministrazione comunale all'iniziativa che è stata posta, al programma che è stato presentato, e semmai l'attenzione sarà dedicata affinché puntualmente tutto quello che ci è stato presentato, tutto quello che abbiamo condiviso con quella delibera di giunta, sia poi successivamente messo a terra, sia quindi facilmente riscontrabile, sia puntualmente realizzato, e poi tornare qui sicuramente per analizzare quello che è portato, quello che è il risultato di un'iniziativa che ad oggi ha tutti i criteri per poter essere definita come un'attività lodevole e meritoria per il rilancio del nostro territorio.